Buon martedì, ben ritrovati con Proteramo, l'approfondimento di un'ora dedicato ai colori biancorossi mentre si gioca la serata di Champions League con due partite di cui vi daremo conto con aggiornamenti in tempo reale. In alto a destra con i teleschermi, come vedete, la Roma è già in vantaggio contro il Barcellona, gol di Edin Dzeko per una rimonta che avrebbe davvero del clamoroso. Dopo il 4-1 dell'andata sta vincendo anche il Manchester City di Guardiola dopo il 3-0 subito la scorsa settimana contro il Liverpool a Liverpool. Stasera si gioca a Manchester, ma ovviamente siamo qui per parlare di Teramo, a piccoli passi verso la salvezza, piccolissimi a volte verrebbe da dire, però piano piano l'obiettivo si avvicina. Pareggio anche con il Renate, dopo il pareggio con il Gubbio prima di Pasqua. Ne parleremo questa sera. Ritrovo con piacere Francesco Di Francesco. Ciao Francesco. Buonasera, salve. Hai visto la partita, poi ci direi che cosa ne pensi. Ania Cantagalli, ciao Ania. Ciao, buonasera. Andrea Costantini, ciao Andrea. Ciao, ciao a tutti. Vediamo la classifica, grazie a Maurizio Daguì che ci supporta sempre in maniera egregia. Perché il Teramo fa un passettino a quota 33 punti, peraltro in settimana ci saranno i recuperi che coinvolgeranno una diretta concorrente come il Sant'Arcangelo, ma non solo, anche la Reggiana. E molti di voi sapranno anche perché citiamo questo recupero, perché poi la Reggiana sarà l'ultimo avversario del Teramo in campionato e potrebbe accadere, ma sarebbe davvero, avrebbe del clamoroso che si riapra il campionato in vetta, la promozione, l'eventuale promozione in Serie B, e a quel punto una Reggiana che all'inizio sembrava poter venire a terra un po' in vacanza potrebbe non venire poi così in vacanza. Vi ricordo il numero per interagire con noi, 392-623-7060, ma lo conoscete a memoria. Vedo che ci state già scrivendo. Vicenza Calcio, campagna acquisti faraoniche, in estate rinforzi a gennaio, non rispettata alcuna scadenza dei pagamenti imposta dalla Lega. Fine Iussione esiste ancora o gioca senza averla più giusta? Una severa penalizzazione. Peraltro ha subito 4 punti di penalizzazione, non sappiamo se alle porte ce ne potrebbe essere un'altra. Alcune voci dicono così, però in questo momento. Però ufficialmente oggi è uscito il comunicato del curatore per rispondere alle parole di Zironelli, dove con grande sicurezza si dice che il Vicenza si salverà. Esatto. Beato lui se è la prima volta, insomma, così convinto che una società ufficialmente dice che raggiungerà certamente un obiettivo. Di solito si va con i piedi di piombo, invece c'è un in questo caso lo qua, proprio no. Potrebbe sembrare una sciocchezza, ma il cognome del procuratore De Bortoli, del curatore. De Bortoli. Cognome tipicamente vicentino. Chiaramente noi faremo una disamina in relazione al pareggio con il Renate e al prossimo appuntamento, che non è un appuntamento qualsiasi, c'è San Benedettese Teramo domenica pomeriggio, che è un impegno che al di là dei tre punti che vale la partita inevitabilmente suscita anche molti interessi all'interno della tifoseria. Queste sono le immagini dell'andata. Innanzitutto Francesco, ripartiamo da domenica pomeriggio, perché non so tu come ti collochi sulla questione pareggi positivi o meno. Sai che parli con me, che invece non sono un grandissimo estimatore dell'X, a prescindere. Beh, però non so, poi ovviamente va sempre contestualizzato il pareggio. Quello di domenica, che pareggio è stato? Intanto un pareggio segnato dal rigore dato al Renate, rivedremo le immagini, chi le ha già riviste si vede nettamente De Grazia che tocca il pallone, rinvia il pallone, se poi sì, abbiamo anche la moviola. Esatto, ha toccato anche l'avversario, può essere normale, ma comunque a mio modesto avviso non era a rigore. Si potrebbe dire eccolo questo, qua. Questo poco, ecco qui, il pallone lì chi è che lo alza? Mio nonno o il nonno dell'arbitro? Quindi sorvoliamo, perché mi sono
impegnato con me stesso a non andare oltre per non prendere qualche altra querela o cose del genere. Come la penso io poi sugli arbitri, sono anni che dico determinate cose e non vado oltre, anche perché il Teramo poi ha pareggiato e non ha vinto per propri demeriti, per la difficoltà che ha in fase realizzativa, per la difficoltà che ha in fase di impostazione a creare gioco per mettere in condizione gli attaccanti di poter essere un pochettino più efficaci e più pungenti. Ma questi sono problemi che il Teramo ha dall'inizio dell'anno. L'ultima volta che sono stato qui ho detto che sono stati commessi errori imperdonabili in fase di costruzione della squadra nella campagna acquisti estiva e altri errori commessi anche a gennaio, al di là della bravura di Repetto, al di là della bravura di Sandro Federico, al di là dei consigli dell'allenatore di prima Asta e dell'allenatore attuale Palladini. Fatta questa lunga premessa, io sono che il punto preso con il Renate, il punto preso a Gubbio, se li, intanto sono sempre i risultati che muovono la classifica. E poi se li paragoniamo ad alcune sconfitte nelle quali con un minimo di attenzione in più si sarebbe potuto pareggiare, sarebbero bastati oggi al Teramo 2 o 3 punti, quindi non 10 punti in più, quindi appena 2 pareggi per tramutare tanti pareggi in un pareggio in una sconfitta, il Teramo oggi sarebbe ad un passo dalla salvezza o comunque avere maggiori possibilità di salvarsi. Noi qui possiamo analizzare tutto quello che vogliamo, ma corriamo il rischio di ripetere quello che abbiamo detto tante volte sulla pochezza in fase realizzativa, in fase, ripeto, di costruzione di questa squadra. Se poi ci aggiungiamo che questa squadra, quando è tornata alla difesa con i tre centrali, la vogliamo chiamare 3-5-2, 5-3-2, l'attuale 3-4-3, o chiamatelo come volete, significa anche che abbiamo dei difensori bravi come Caidi, come Speranza. Complimenti, meglio ricordarlo subito, a Milillo, che sta crescendo di partita in partita, il ragazzo, pur giocando in un ruolo a lui non congeniale al 100%, perché lui è un difensore con il piede destro, è costretto a giocare a sinistra, così come Ventola, che è cresciuto tantissimo, ma a destra rende molto di più che a sinistra perché è un destro naturale. Correremo, ripeto, il rischio di ripeterci. Concludo il discorso con la difesa: bravi difensori che però quando qualcuno ha provato a mettere la difesa a 4 abbiamo preso 11 gol, quando è che ne abbiamo presi in 3 partite e anche prima, pur con la bravura di Speranza e con la bravura di Caide. Evidentemente anche questi difensori qualche limite attualmente lo hanno. Certo, peraltro hai finito il discorso proprio sul rosso a Speranza, che non ci sarà a San Benedetto. È chiaro che se poi buttava la palla come si buttava una volta in fallo laterale o verso il proprio portiere, o magari la ingoiava invece dei soliti passaggetti e del tenere la palla, non succedeva. Però mi viene da dire anche che penso che anche come un essere umano, pur essendo un bravo giocatore, un errore a Speranza lo devi concedere. Peccato, perché adesso mancherà a San Benedetto, che è una gara particolare. Come facciamo a fare gol se facciamo 30 lanci e 0 cross? Anticalcio, Ayan, rivedi in questo SMS più o meno il leitmotiv delle ultime partite, cioè tanti lanci dalla difesa o dal centrocampo in avanti, in verticale, però cross ne arrivano pochi. Sì, in generale comunque da più o meno da inizio stagione, forse le prime partite sono state un po' esenti da questo discorso, dove si vedeva un Teramo un po' più sbarazzino quando ancora c'era un altro tipo di modulo, ma anche forse un altro tipo di mentalità. Poi è subentrato un po' di paura da quella ormai celeberrima partita a Pordenone, quando il Teramo è andato prima sotto e poi parzialmente è riuscito a rimettersi in carreggiata, ma comunque perdendo la gara, che ha segnato comunque la stagione tattica del Teramo, insomma, prima di Asta e poi anche con Palladini.
Palladini, che aveva anche lui iniziato in una determinata maniera con il suo modulo base, il 4-3-3, e poi rendendosi conto che il Teramo non era capace di reggere questo essere sbarazzino, è tornato, ha fatto parzialmente un passo indietro. A prescindere da ciò, secondo me, fino al 33esimo della ripresa il pareggio contro il Renate era un pareggio deludente, perché il Teramo aveva sofferto la prima mezz'ora un buon Renate, ma che poi a conti fatti aveva costruito praticamente zero nei pressi di Calore, se non per un tiro dalla distanza di Palma e un'altra sporadica occasione, se non ricordo male. Teramo nella seconda parte è riuscito a prendere un po' le misure, a avere una palla gol colossale, direi, con De Grazia, poi quella successiva con Melillo, però in termini di occasioni il primo tempo di certo era appannaggio del Teramo. Poi nella ripresa c'è stato quel calcio di rigore e poi sono subentrate un po' di nuovo le paure di perdere. Ho dimenticato proprio quelle paure. La palla gol clamorosa avuta dal Renate a qualche secondo, sì, in pieno recupero, quindi anche da questo episodio resta un risultato positivo. Per quello dicevo, e chiudo, fino al 33esimo della ripresa era un pareggio deludente in ottica classifica, in ottica salvezza. Dopo l'espulsione di Speranza è un punto che comunque fa bene, va bene al Teramo per quello che sarebbe potuto essere se quel tipo di, se quel tiro di Gennaro fosse entrato. Ok, Andrea, vengo da te per chiederti, perché poi ti faccio rispondere Francesco su Gondò, che è un po' beccato, un po' nelle mie, nei tifosi, forse perché ancora ha segnato un gol. Però l'uniformare il fatto che insomma il pareggio comunque muove la classifica è un po', non dico un segnale di resa, però un po' un accontentarsi di qualsiasi cosa viene. Cioè, Francesco dice, vabbè, si poteva anche perdere, come per dire, vabbè, no, invece della broncopolmonite è meglio un raffreddore, sì, però sì, insomma è un... Aspetta, fammi rispondere a Andrea. Se ti devo far felice, dico il contrario di quello che penso. È un risultato positivo da accettare per quella che è la realtà di questa squadra. Ok. Ok, tu devi poi però ci sono partite e partite, Andrea. E ho capito, con un bundicino alla volta di raggiungere la salvezza, evitare i playout. Ok, si riesce, se no si vedrà. Non si corre il rischio un po' di uniformare? Beh, basta che arrivi un punto. Ma tu pensa che io l'altra volta ho detto che qui con tutti i pareggi il Teramo si salvava. Dici, e più o meno. Lo vieni a chiedere proprio a me. E più o meno siamo su quella lunghezza d'onda, ma bisogna fare i conti con i numeri. Come ci insegnerebbe l'ex DS del Teramo Repetto, che è un uomo di numeri, e lui aveva fatto allora una tabella di marcia di un certo tipo. E ora in questa tabella di marcia dobbiamo inserire un'altra considerazione, che il Teramo è la squadra che ha vinto meno partite in questo raggruppamento. Se non sbaglio, come il Fano, che comunque ha tuttora una partita in meno rispetto al Teramo. Quindi il Teramo, con una partita in più del Fano, ha vinto le stesse partite del Fano. Cioè... Non possiamo farti vedere, amico, il tiro di esterno di Panico, perché non è contemplato gli highlights che non realizziamo noi. Ci dispiace, ma veramente non li abbiamo a disposizione. Quindi bisogna fare i conti con questi numeri. È la squadra che ha vinto di meno nel raggruppamento. Potremmo arrivare alla conclusione della stagione con un Teramo che si salva essendo la squadra che ha vinto meno partite del raggruppamento. Questo dovrà fare riflettere. Da un lato questo rafforza l'entità dei pareggi, dall'altro è chiaro che rende ancora più evidente quello che noi diciamo da tanto tempo in questa sede, che evidentemente delle scelte in questa stagione sono state fatte male, non hanno dato le risposte che ci si aspettava. In parte dobbiamo sempre ricordare che a inizio di stagione il Teramo era stato costruito per salvarsi anche all'ultima giornata, con un bilancio in grande con un bilancio estremamente ristretto, e una squadra costruita in, tra virgolette, emergenza, se teniamo conto del fatto che il bilancio era molto più ristretto, il budget era molto più ristretto. Se noi partiamo da quei dati, di fatto il Teramo non è lontano dall'obiettivo, che però è ancora da conquistare. Effettivamente questa squadra non ha saputo dare più di quello che ci si era detti in estate,
E ancora di più questa squadra ha dimostrato di non saper vincere le partite. E, ripeto, è la squadra che ha vinto di meno in questo campionato. Quindi bisogna fare i conti con questa realtà. E ecco perché la politica dei piccoli passi al momento è l'unica praticabile. Perché, chiudo, ma è una ripetizione questa che faccio, non ci si può aspettare che ora, a 3, 4, 5 giornate dalla fine del campionato, il Teramo cambi pelle, cominci a mostrare un gioco propositivo, coraggioso e ricco di occasioni da gol e di gol. Anche il problema è che questa squadra non crea gioco e di conseguenza tira poco e di conseguenza fa pochissimi gol. C'è la responsabilità, se vogliamo scendere nei dettagli, di un Gondò? Magari sì, ma io vorrei vedere Gondò in un'altra squadra che crea un po' di più, che lo mette un po' più a suo agio, perché parliamoci chiaro, Gondò fa sportellate, ogni tanto riesce a tirare in porta, bella girata con Renate, buona parata del portiere, però quante occasioni ha? Allora, è lui che non è capace di fare i movimenti per generarsi delle azioni? No. Punto di domanda. Oppure la squadra che non lo mette nelle condizioni di poter tirare molte volte in porta? Entrambe le cose. Probabilmente entrambe le cose. Soprattutto, secondo me, è la squadra che non mette in condizione gli attaccanti, anche gli esterni, di essere un pochettino più pericolosi, con tutti i limiti che questa squadra avere. Proprio perché c'era un budget al risparmio, non potevano venire attaccanti importanti per la categoria. Guarda, io vi faccio vedere Barbuti a scorrimento proprio sull'attaccante, vi faccio vedere un po' di gol di Miracoli, che è l'attaccante della San Benedettese. E oggi vi faccio vedere oggi, cosa ho detto poi oggi. Vi faccio vedere quanti gol di costruzione. Adesso ditemi quanti gol di costruzione ha fatto Miracoli e quanti invece però se le costruite anche un po' d'astuzia, di rapina. Eppure non è un, cioè è un centravanti normale. Di rapina devi stare dentro, cioè, l'area. Quindi voglio dire, di rapina, non c'è per forza di rapina, devi stare dentro l'area. Non credo questo, che ci sia più quel concetto di rapina dentro l'area. Quante volte ci andiamo noi dentro l'area? Io con questo non dico che gli attaccanti nostri, per attaccanti intendo anche Bacio Terracino, San Domenico, Tulli e chi più ne ha. Cioè questo non è un gol costruito, voglio dire, questo se l'hai inventato. E ne ha fatti 10 finora. E ne ha fatti 10. È stato un gol molto fortunato. Ha zappato il tiro. Ho capito, ma vuol dire che è più bravo degli attaccanti nostri. Io mica dicendo. E pensa che fa la panchina. No, ma rispondo, non è, io non voglio. Rispondo anche al telespettatore. Ossia, Gondò, sul piano dell'impegno, quando è la fine della partita, non gli puoi rimproverare nulla. Viene fino a metà campo. Non è un attaccante abituato, per caratteristiche sue, per forza fisica, a difendere tanto bene la palla e tutto il resto. Non è un'azione così, mi dite quante volte l'abbiamo fatto. Quello è un piccoletto che gioca nella zona dove gioca Bacio Terracino. Tu hai un attaccante che ti attacca il secondo palo come ha fatto lui? Non lo so, perché non c'entriamo mai. E poi ha detto bene lui, se il Teramo è una squadra che costruisce poco, come pretendiamo che gli attaccanti realizzino? Okay, ma infatti, ossia, noi giochiamo con due centrocampisti, Graziano che è cresciuto molto, e io sono uno di quelli che lo ripeto, che ha detto Graziano, dimenticando che con i giovani bisogna saper aspettare, avere pazienza, che Graziano non può giocare a pallone. Graziano è cresciuto partita dopo partita, ma ha delle caratteristiche diverse dal giocatore che dovrebbe costruire il gioco. De Grazia ha delle caratteristiche diverse, sono gli unici due attaccanti. Noi siamo l'unica squadra al mondo che gioca con il 5-2, con 5 difensori, due centrocampisti e tre attaccanti. Ditemi Gondò voi, è un giocatore che già non è ancora... troppo. Francesco, se vogliamo, Gondò quello che è facciamo. È un attaccante che nella sua brevissima carriera non ha mai segnato tra i professionisti. Io non ho letto i suoi numeri a livello giovanile. Poi però non ha mai... c'ha 20 anni, 21 è un giocatore, il classico giocatore di cui ci si aspetta l'esplosione. Però evidentemente Teramo, un po' per questo momento discendente del ciclo del calcio teramano, un po' perché ci sono tutte queste lacune, un po' per altri motivi, probabilmente Teramo non è già una piazza che in questo momento aiuta i suoi attaccanti. Se ci mettiamo che questo giocatore non è temprato da altre stagioni dove a volte ha segnato, a volte no, ma deve ancora trovare la stagione della prima consacrazione, probabilmente Teramo non è neanche, per tanti motivi, la piazza ideale per consacrarsi. Termino, e certamente non lo sarà per lui, perché il campionato è finito, quindi l'unica traccia può essere fare qualche gol in queste ultime tre giornate, o se disgraziatamente ci saranno i play-out,
salvare Teramo e anche la piazza. Teramo è anche la piazza, e ne faccio parte pure io, perché io poi non rinnego se ho commesso degli errori nel giudicare o se ho detto delle fesserie. Sono il primo a dire, quella volta ho detto una fesseria. Teramo è anche la piazza, che l'anno dopo, quell'infausta stagione, che quella poi è diventata una stagione infausta sotto tutti gli aspetti, di Moreo. Tra Moreo, Forte e Le Noci, ogni volta che giocava, una volta, credo di non averlo detto mai pubblicamente, al diretto interessato l'ho detto, complice anche Vivarini, che quell'anno, frastornato pure lui dall'infausta stagione precedente, non ci mise pure del suo a confondere. Ma forse perché avevamo tre attaccanti, Le Noci che aveva fatto sempre gol, Forte che era un giovane e guardiamo poi che cosa ha fatto, Moreo che era un giovane che quando giocavano chi mugugnava da una parte, chi da un'altra, no? E quindi perché non ci sono giocatori o attaccanti che sono validi o scarsi in senso assoluto? Nella Roma stasera sta giocando e ha giocato poco quest'anno per infortuni, ma quel poco che ha giocato anche male, un giovane pagato 42 milioni dalla Sampdoria, che l'anno scorso il bravo Marco Giambaolo utilizzava in una squadra dove tutto ruotava. Nella trasmissione di questa televisione del lunedì io ho sempre ricordato che Cristante nel Pescara non ha mai brillato come brillava a Bergamo, bravo, con l'Atalanta, certo. Nell'Atalanta, che è una squadra, certo, di un'organizzazione perfetta, che gioca a pallone, dove ci sono giocatori in grado di far giocare la squadra e assolutamente in grado, sì, di farlo. Io un distinguo lo faccio su un aspetto, perché Gondo la sua stagione è deficitaria da un punto di vista del contributo tecnico, certamente, però si sacrifica e quindi da questo punto di vista va salvaguardato, perché fa sportellate, ci mette il fisico e... Ecco, nelle poche partite che ha giocato io mi aspetto un atteggiamento diverso da Panico, non è la prima volta che lo affermo, però Panico, la prima volta che lo dico, esatto, fa anche rima. Panico, rispetto, ecco, a Gondò, sono due delusioni, però Panico ci deve mettere di più, almeno la grinta Gondò ce la mette, la cattiveria agonistica, il sacrificarsi, sono doti messe in campo da lui. Panico, se vuole sfondare a più alti livelli, deve metterci queste caratteristiche. Non mi riferisco, al messaggio prima di questo, quando ha detto fatela finita, c'è scarso, quelle scarse. Ma a me, se non concesso che sia tutto vero, come diceva il telespettatore, infatti siamo in corsa, siamo in lotta per evitare i play-out e per restare in Serie C. Sì, assolutamente, peraltro sulla trasferta, ci chiedevano se la trasferta è libera, credo che bisognerà aspettare, vero? Sì, perché non ci sono ancora comunicazioni, ufficiali nella l'una né dall'altra parte. Volevi aggiungere qualcosa? No, io penso una cosa, io credo che il Teramo sia diretta conseguenza dei messaggi che fanno passare gli allenatori, perché prima Asta e poi Palladini, l'ho detto prima, a un certo punto entrambi si sono resi conto che questa squadra non può costruire per determinate caratteristiche, non riesce ad impostare per determinate caratteristiche, e di conseguenza cosa facciamo? Dobbiamo salvarci? Ok, stiamo equilibrati, quadrati dietro ed aspettiamo l'occasione per segnare. Certo. Quando arriverà? Se arriverà. È chiaro che in quel momento c'è bisogno di cinismo da parte degli attaccanti. Perché in quelle poche occasioni, una, due, tre che ti vogliono capitare a partita, se De Grazia, poi con i sei con le mani non si fa mai da nessuna parte, se De Grazia avesse segnato quella che secondo me è l'occasione più clamorosa della partita, è chiaro che staremmo a parlare di C'è da dire che lì comunque è stato bravo su quell'occasione, è stato bravo il portiere, che praticamente gli ha coperto tutto, che appena è arrivata la palla De Grazia ha calciato subito. Però io sono d'accordo tantissimo con te, proprio perché, e tu sei testimone, abbiamo visto Gubbio Teramo prima di Pasqua insieme, e c'è stata proprio la sensazione che ad un certo punto il Teramo neanche ci credesse che poteva vincere la partita, nonostante tutto faceva pensare. Il secondo tempo il Gubbio ha giocato meglio di noi, mo che vogliamo inventare? Il primo tempo abbiamo giocato alla pari, forse anche meglio noi, ma nel secondo tempo ha giocato meglio. Ci sono vari pezzi del puzzle che ogni anno devono andare a posto, che sia una squadra per cui si è speso tanto o per cui si è speso poco. L'anno scorso si è speso molto di più, quest'anno si è speso molto di meno, però in ogni caso nessuna delle due stagioni fino a questo momento, mi pare evidente, tutti i pezzi del puzzle siano andati a posto. Di conseguenza, cosa fare? Qual è l'obiettivo stagionale? Salvarsi? Ci salviamo, purtroppo così. Scusami, velocemente, non c'è altra strada, perché voglio ricordare ancora una volta, questa è una squadra che non ha
un difensore sinistro, naturale. Basta vedere che una volta ci gioca Tovares, un'altra volta ci gioca Ventola, Caidi gioca, scusami. No, ci sono, ma sono bocciati tecnicamente. Oh, è questo il problema. E sono Diallo, sono Pietrantonio e c'è Rossi. No, ti è caduto anche il microfono, ti è caduto anche il... No, me ne vado. No, ma non te ne andare, ma dove vai? Riesci il microfono, se no non sei. E tale quale che tu mi dici, ci sta quello che balbetta. E allora non può andare in televisione se balbetta. No, per rispetto con quello che balbetta, che magari ha delle idee 100.000 volte superiori a noi, ma ognuno deve stare. Che cosa mi state dicendo? Ossia, Rossi è venuto, è venuto però qua perché qualcuno, perché Rossi nel... vabbè, dai, ok, intanto che sistemi il microfono di Pietrantonio okay. Che si chiama buonasera, ma dai Francele, noi ci è venuto a Teramo a prendere la pensione, e poi lui stesso faceva capire che si trovava bene solo a Como. Peraltro fatemi fare una considerazione, perché sul mercato di gennaio prima c'è stata una valutazione insufficiente da parte di un giocatore, di un telespettatore da casa. Fatemi solo precisare due cose: che Panico non è venuto proprio infortunato, aveva un fastidio che poi però si è acuito, forse ha avuto proprio un infortunio nuovo nel corso del tempo. Sì, completamente diverso. E Bifulco non è venuto infortunato, si è fatto male. Ma detto questo, questo discorso magari lo possiamo fare per Rossi, però siamo al momento della stagione in cui evitiamo di fare di parlare del più misterioso tra gli oggetti misteriosi. Ma esatto. Rossi è venuto, che stava a Pescara, ha rescisso il contratto con il Pescara, negli accordi che ci stanno, sta qui, che fastidio dà? Perché magari il Teramo manco gli costa nulla, se gli costa, gli costa poco. Si pensava che potesse recuperare, okay. Evidentemente non ha recuperato. Ma fosse un problema Rossi, okay. O fosse un problema di Halle e Pietrantonio, ma non scherziamo. No. Allora ti dico come analisi completa. Tu hai detto che mancano i terzini di Mancini. Tu hai detto che mancano i terzini di Mancini, sì, però ce ne sono tre. Che vuoi? Cioè, adesso non è il problema. Prima era il problema, hai detto no, in questa rosa non c'è un difensore sinistro. Ma non c'entra, perché che c'entrano di Halle e Pietrantoni a poter giocare? Quando sono stati provati, ma ce l'hai! A parte che non è vero. Un paio di scarpe buone, però se sono bucate non te le puoi mettere. Ma a parte che non è vero. Ma non dite le fesserie, per favore. Non è vero che non possono giocare. Vi rispetto e vi ammiro, siete bravi e tutto, ma non mi dite. Secondo te due punti bastano, ci scrivono da casa. Secondo noi due punti bastano. Tra un po' facciamo i conti. Ma i conti non li puoi fare, perché non sai che succede. Perché se Fano Gubbio di due settimane fa, tutti pensavano il Fano aveva dato segnali di una certa ripresa, ha perso in casa col Gubbio. Quindi tu può darsi che perdi a San Benedetto e poi vai a vincere a Fano. Okay. Confronto diretto e magari sei salvo. Ok, tra un po' facciamo sperando i conti, perché abbiamo fatto anche a favore del Vicenza. Abbiamo fatto anche uno schemino riassuntivo per vedere le ultime giornate di campionato, giusto per allambeccarci un po' il cervello. Però Andrea, a me tutti questi pareggi mi hanno fatto venire in mente, poi peraltro ci siamo fatti anche una risata questo pomeriggio, una gag. Sì. Carrarese Pro Patria, vero? Sì. Quanto finisce Carrarese Pro Patria? Vediamo un po'. E Carrarese Pro Patria, sì, 0-0, sì, X. Quello col collettivo. Carrarese Pro Patria? X. Ma dai. Carrarese Pro Patria? X. A me è venuto in mente Teramo San Benedetto X, Teramo Renato X, Gubbio Tero X, con la signora che risponde sempre. San Benedettese. Vabbè, ma lascia Teramo, Teramo, magari avessimo pareggiato, la ricordi? Teramo San Benedettese dell'andata? Vabbè, sì. Andiamo a ripensare a quattro delle tante sconfitte subite in casa. Se avessimo avuto la bravura prima e poi la fortuna di pareggiare quelle partite. Vabbè, sì, questo sono d'accordo. Questo sono d'accordo. Senti, prima della sposi la politica dei piccoli passi, perché si va pianissimo, perché altrimenti parleremmo di una politica a piccoli passi fallimentare. Ma è logico, nel basso classifica va piano. Ma perché per fortuna, vanno piano pure le altre. Certo. Ma tu fai la politica di piccoli passi, perché quello. Ma se tu c'hai la 500 e vuoi andare a Milano, non puoi dire quando ci vuole andare a Milano e lo chiedi a uno che c'ha un 2000. Sì, quel ti dice, contesto, ma io me ne frego della multa, e come abbiamo 4 ore e mezzo faccio la soglia. Con la 500 ci metti 8 ore, okay. Non puoi pretendere di metterci 4 ore. Possiamo fare un attimo un break, che non è solo pubblicitario, però prima del break pubblicitario. E poi se vogliamo completare il discorso, giusto tutto quello che hai detto tu, economico, i problemi, si può essere anche un tantinello più bravi
nel costruire la squadra anche in economia. E ripeto che Repetto e Sandro Federico, con i suggerimenti di Asta e Palladini, forse potevano essere un tantinello più migliorare. Senti una cosa, prima della pausa pubblicitaria posso farti un regalo? Ma tu mi puoi fare quello che ti pare e piace. Ci ascoltiamo una cosa. No, allora adesso ti faccio un regalo. Ti faccio un regalo, dai, ti faccio sentire una cosa. Rinvio di stanzione. Angeloni di testa verso la fascia centrale del campo e comunque Jennings, che ha la meglio, Palantrani dall'opporto opposta, risponde Angeloni, Sabadin verso Pelliccia che dà Diodati, lancio per Angeloni e fallo laterale su colpo di testa di Lorenz. Battuto il fallo laterale per Sabadin, vedete, subito attaccati i nostri, è una caratteristica degli inglesi, quindi è a tutti i livelli, non solo in Serie A, in Serie B, ma anche in terza divisione, in quarta divisione. Canestrari da Sabadin, subito attaccato, vedete, da due uomini, verso Angeloni per Pelliccia e fuori gioco di Pelliccia. Il cameraman Ferraioli sta inquadrando Canestrari, che ha salvato il Teramo poco fa al 26esimo esatto con una rovesciata che ha detto non perfetto, pallonetto di O'Sullivan. Allora, io devo ringraziare per questo primavera audio. Primavera 1976, sì. Torneo anglo-italiano a Londra. Torneo anglo-italiano a Londra. Per questo audio devo ringraziare Vincenzo Antonio, che è stato gentilissimo, che me l'ha inviato. A tutta la partita. Ho detto che lo vado a trovare, ma la devo risentire. Peraltro... Sì, perché poi allora, negli anni precedenti, adesso va di moda, tutti quanti urlano sui gol, c'è la telecronaca tifosa, là siamo nell'86. No, 76. Quelle 1976. Nell'anno, nei due anni precedenti della nascita di TV Teramo, via Cavo, era la televisione che si vedeva solo a Teramo, era via Cavo. Io facevo la telecronaca e ovviamente parteggiavo, è ovvio che patteggiavo, non per il Teramo, facevo... Padre, non ti distrarre! Sì, ho capito, può essere, ma se colpa è con i secoli, okay. Ma non si va. E non andava bene. Cioè, ma non è bello che tu strilli sui gol e come ne è bello? Va bene, ho capito, adesso faccio così. Dopo stato quelli un po' che più sta la plomb tipicamente bravo, British. La plomb sai qual era? Che per esempio, no? Tu facevi la telecronaca. Rete di pulite di Teramo in vantaggio. Posavo il microfono. Una decina di secondi riprendevo il microfono e quindi poi prendevi il tuo aplomb tipicamente British, che infatti ascoltiamo ancora, si sente la grana British nella tua voce. Comunque davvero 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 bello, è stato un salto del passato. Ringrazio ancora una volta Vincenzo Di Antonio che ci ha mandato questa 42 cosa molto eravamo bello. Ancora baby land. Esatto, ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale, torniamo tra poco. Nessuno di voi tre era. Eccoci tornati. Intanto, come vedete, insomma, le cose. Se nessuno di due l'ha fatti giocare. Sono nell'intervallo in Champions League con la Roma e il Manchester City in vantaggio. Abbiamo preparato una cosa interessante. Il Teramo si salverà anche quest'anno. Ok, abbiamo preparato una cosa interessante, ovvero gli ultimi appuntamenti. Però prima fatemi mostrare la locandina del club biancorosso. Per la trasferta non lunghissima, in questo caso a San Benedetto del Tronto, San Teramo, il pullman costa 10 euro, under 23 5 euro, si parte dal piazzale della stazione alle 14.30, tanto la partita è alle 16.30 e a San Benedetto si arriva in una volata, info e iscrizioni al numero che vedete. Ovviamente, come vedete, i partecipanti dovranno unirsi autonomamente al biglietto d'ingresso allo stadio, prenotazioni entro venerdì. Ore 21, questo è l'appuntamento del club biancorosso per chi fosse interessato con l'autobus ad andare insieme a loro a vedere San Benedettese Teramo. Le ultime giornate di campionato, perché in questi casi, soprattutto per noi giornalisti che non abbiamo niente da fare, ci piace fare questa cosa qua, ok? Che poi è un allambiccarsi il cervello e lo vediamo... noi abbiamo messo le ultime sei
In realtà, intanto speriamo che Sant'Arcangelo domani non vinci il recupero. Allora, in realtà dobbiamo fare due considerazioni. La prima, la Fermana a questo punto c'entra proprio niente con questo discorso. Nel senso che ha 37 punti e anche giocando in riposo, poi è vero, ha il Padova. Non si capisce, ah, c'è l'aereo, ecco. Ma tendenzialmente la Fermana l'ultima giornata c'ha in casa il Fano. Ok, se perdesse a però Padova, diciamo che per la Fermana a 37 punti i problemi sono di meno. Però se perde in casa col, riposa, perde in casa col Padova e ci può stare, perché sennò il Padova sì può, sì è vero, sì, ma dovrebbero fare poi 4 vittorie Vicenza e Fano. Ok, io lo sto Fermana dicendo, perché l'ultima giornata, se poco poco la Fermana mi prende solo un punto con la trasferta di Renate, o magari pareggiando in casa col Padova. Dico, se adesso sto facendo il discorso che conviene Prodomo tua, è chiaro, perché se no, chi se ne importa. L'ultima giornata c'è il Fano in casa, e il Fano comincia ad avere una partita dove non è mica una passeggiata. Certo. Poi a quel punto andare allora questi sono, quindi io però tendenzialmente, ma lo dico davvero così, in questo momento lo escluderei la Fermana, ma per un fatto meramente numerico. Quindi io farei il discorso sulle ultime 5. Allora, questi sono gli impegni. Come vedete, hanno 3 gare da giocare: il Teramo, il Gubbio e basta. Sono quelle che riposano, le altre non riposano più. Peraltro, il Sant'Arcangelo non ha 4 partite da giocare, ne ha 5, perché ha anche il recupero col Sudtirol. Le stellette che vedete a fianco non sono tanto. Non prendetelo col Fano che abbiamo fatto? Vinto 2-1. Le stellette che vedete a fianco non sono tanto, non rispecchiano tanto il valore assoluto della squadra, voglio chiarire, ma rispecchiano il valore, la difficoltà dell'impegno nel momento in cui l'impegno cade. Per esempio, Teramo Reggiana all'ultimo, e lo dico, è una media, sono 3 stellette, una media tra le 2 se la Reggiana non ha più obiettivi e le 4 se non 5 se la Reggiana dovesse ancora giocarsi però il campionato. Idem Gubbio Padova all'ultimo. Idem Gubbio Padova, è chiaro che il Gubbio fuori casa a Padova normalmente perderebbe, sarebbe da 5 stellette. La Reggiana potrebbe, ma potrebbe avere, anche essere che il Padova l'ha già vinto il campionato. La Reggiana avrà sicuramente necessità di punti per il miglior piazzamento nei playoff. Sì. Se poco poco la Reggiana vince il recupero domani con il Mestre, domani la Reggiana, dopo domani il Sant'Arcangelo con il Mestre, la Reggiana va a 4 punti dal Padova, è allo scontro diretto in casa alla penultima. Quindi però bisogna, ecco perché è tutto difficile adesso. Adesso secondo me uno deve pensare alla prossima partita, la San Benettese, il Gubbio gioca in casa con la Triestina e speriamo che secondo me onde evitare di arrivare con l'acqua alla gola, e tra l'altro l'ho scritto anche su quello che sarà l'articolo di domani, devi fare 4 punti nelle prossime 2 trasferte. Quindi 4 punti. Una la devi vincere. Mettiamo Fano e Fano. Prendi un punto a San Benedetto, questo direbbe. Questo onde evitare, a prescindere dal discorso della Reggiana che potrebbe arrivare al Bonolis per giocare il campionato. Se però tu pareggi a San Benedetto e Fano, vai a 35, non arriva l'ultima giornata, vai a 35. Mi dici Vicenza e Fano in 3 giornate come fanno ad arrivare oltre 35, perché il Fano, se noi pareggiamo a Fano, il Fano va intanto da 28, va a 29, quindi il Fano a quel punto vince a Mestre, col Mestre in casa, e poi a Trieste ho qualche dubbio. Il Vicenza nelle 3 partite, Pordenone, Bassano e Ravenna, vince con il Pordenone e il Bassano, e quindi cerchiamo di essere i più obiettivi possibile, anche se faccio fatica perché penso al Teramo, va a 35, però poi magari può perdere a Ravenna. Quindi con 2 pareggi nelle prossime 2 partite, se continuiamo a pareggiare, cosa non facile, pareggiare a San Benedetto e poi pareggiare anche a Fano, tu vai a 35 e eccetto Sant'Arcangelo e Gubbio non ti sorpassa nessuno, perché anche il Gubbio
vince in casa con la Triestina, va a 35, no, poi va a vincere pure a Bazzano. Io per natura considero sempre il peggio, quindi secondo me tu a prescindere devi fare il massimo possibile per te. Poi è chiaro che il tuo discorso ci sta, se fai, perfettamente se fa, calzante, se, premesso se che io tra quelle dietro temo più il Vicenza, paradossalmente, lo sai? Sì, pure io, per come, se tu pareggi anche, a San Benedetto. Anche Francesco per come è appoggiata. Se tu fai 4 punti e vinci a pareggi a San Benedetto e vinci a Fano, che è un confronto diretto, 37 sei salvo, l'ultima giornata con la Reggiana mi ci metto pure io, a sinistra certo. No, che sinistra è paralizzata, ma metto a destra pure io, ce l'abbiamo tutti a destra. Sinistra, vento, l'ultima non serve più, come ci arrivano Fano, Vicenza o Sant'Ape, Sant'Arcangelo bisogna vedere nel recupero. A 37, ma lo stesso Gubbio, sì, chiaro, che ha 3 partite, l'ultima il Gubbio a Padova, a meno che adesso More vince tutte prima dell'ultima, allora sarà solo una partita di festa. Esatto. Però anche in una partita di festa, insomma, finiamola con sto fatto, quella te la danno la partita. No, la partita, ma non è un fatto di motivazione. Sì, ho capito, hai vinto il campionato, trovi una squadra che ha bisogno magari di punti. E allora, non è neanche... allora qui sono buoni tutti i ragionamenti. Ecco perché io, vedi, la mia premessa non era casuale. Maurizio, rimettiamo il calendario, guardiamo semplicemente la prossima giornata. Il Teramo va a San Benedetto, riposo. Il Teramo va a San Benedetto. 5 stelle gli hanno messo. Sì, non in movimento, eh. Sì, perché la San Benedetto, se non avesse perso domenica sarebbe stato meglio, perché oggi il presidente Fedeli ha sparato, no, alzo zero, ha sparato con 7 cannoni di Navarrone al suo allenatore, e quindi secondo me troveremo la San Benedettese sempre ha detto una cosa che motivato, è uno che si pavoneggia, cioè non gioca un calcio eppure si pavoneggia, però le frizioni con Capuano una parte e all'altra ci saranno. Sant'Arcangelo è probabile che ci vada con a giocare fuori casa con la Feralpi Salò con 32 punti, perché gioca in casa il recupero col Mestre, se non il Sant'Arcangelo no col Sud Tirol, col Sud Tirol. Sesto Sud Tirol, capito? Bisogna sì, è tutto prematuro. Il Vicenza in casa con il Pordenone, mi viene da dire che potrebbe anche farcela, però io credo che, sì, devo essere sincero, che il Teramo potesse vincere con il Renate, io ci contavo molto, perché avevo detto pure, se noi abbiamo 32 punti prima della partita con il Renate e quindi abbiamo sofferto, va, per non dire abbiamo fatto schifo, tutto l'anno, sto Renate ce n'ha 39 di punti, quindi sono 7, quindi non è una però squadra. Ha fatto un percorso differente, sì. Vabbè, possiamo rientrare dalla differente, siamo d'accordo, però capito, non è una squadra sono di fenomeni, l'abbiamo visto, cioè loro sono partiti alla grande e poi si sono rilassati quando, ma guardi il calendario con il paracadute, il fatto che loro i punti li avevano sempre, dobbiamo stato guardare, prima ai 2 recuperi che ci sono domani e giovedì, e poi guardare solo alla partita della prossima stagione. Vedi che ti fanno i complimenti. Grazie, grazie gentilissimo. Va bene. Ci andiamo ad ascoltare. Oggi pomeriggio ha intervistato Simone Sales, Ania. Però aspetta, fammi leggere. Il Teramo Palladini, il Teramo è un grande attaccante che si chiama Fratangelo. Perché farlo entrare negli ultimi minuti e far giocare tanto Gondò e Panico, due punte molto scarse, ci dicono. Poi rispondiamo. Prima perché per come giochiamo noi si girerebbe la testa pure a Fratangelo, che ha dei buoni numeri, tecnicamente è bravo, però non è un centravanti, non lo è per caratteristiche tecniche, no. Non lo è per struttura fisica, e per come giochiamo noi io credo che anche, già che si sta all'altro televisore, ci sta Roma, Barcellona, non voglio scomodare i fenomeni, ma scomodo un bravissimo attaccante come Dzeko, secondo me farebbe fatica pure Dzeko nel Teramo. Perfetto, ci andiamo ad ascoltare Simone Sales nell'intervista di oggi pomeriggio. Simone, all'espulsione di Speranza ti sei messo le mani nei capelli pensando alla partita che ancora doveva finire o alla partita prossima contro la San Benedettese? Tutte e due le cose, perché comunque Speranza per noi è un punto di riferimento, è un giocatore importante che secondo me domenica ci mancherà, però speriamo di chiunque farà giocare al suo posto darà sicuramente il massimo. Però ripeto, per noi Speranza è molto importante. Aver pareggiato domenica ha complicato un po' i piani, in ottica salvezza bisogna vincere una partita delle prossime due trasferte. No, quello sicuramente, ripeto, noi non dobbiamo essere sempre negativi, ripeto, domenica è stata una partita che dobbiamo portare a casa 3 punti, purtroppo non ci siamo riusciti per, secondo me, per degli errori nostri che comunque possiamo evitare,
Ripeto, ora dobbiamo andare a San Benedetto e cercare di portare a casa 3 punti. Ormai sai benissimo quanto sia speciale la gara di domenica prossima per i tifosi del Teramo. È chiaro che si aspetteranno da voi un impegno ancora maggiore. Sì, sì, sicuramente. Qua comunque è un derby, la gente di Teramo ci tiene tantissimo, comunque ci teniamo anche noi. E ripeto, speriamo di regalare i 3 punti alla città. Troverete una squadra che ha perso domenica scorsa ma che era reduce in precedenza da 6 risultati utili consecutivi, comunque una squadra in forma che sta bene e che punta a posizione ancora più in alto. Sì, sì, loro sono una squadra, sono una buonissima squadra, però noi non dobbiamo avere paura di loro e dobbiamo cercare di fare la nostra partita, che secondo me possiamo far bene e portare a casa sinceramente 3 punti. Da dietro come le vedi le difficoltà degli attaccanti di segnare? No, guarda, secondo me non è questione degli attaccanti, magari è un momento un po' così di tutti noi, purtroppo magari poi davanti corrono tanto, perché comunque fanno un lavoro, corrono tanto, si danno tanto da fare, però magari davanti arrivano sotto porta, sono un po' magari in affanno, però ripeto, noi ci stanno dando una grande mano anche se magari gli manca il gol. Hai pensato che la Reggiana l'ultima giornata potrebbe venire qui al Bonolis per giocarsi il campionato di Serie B? Ma io credo che, cioè io spero che nell'ultima giornata i conti siano già fatti. Io spero che comunque domenica vinciamo e poi si vedrà. Comunque io non credo che di arrivare all'ultima giornata per salvarci. Almeno lo spero. Eccoci qua, eccoci qua. Speriamo, almeno spero, ha detto Sales. Quasi come... Insomma, sì, ci crediamo, veramente speriamo che non succeda. Vogliamo vedere in campo di più Fratangelo e molto meno Gondò, non segna neanche con la porta di 14 metri e Panico non adatto alla Serie C1. Quello di Panico è una storia un po' particolare perché di proprietà del Genoa è andato quindi Serie A, in prestito in Serie B e poi in Serie C. Buonasera a tutti, che bello risentire Francesco, ma non scordiamo un altro amico di Francesco nella telecronaca che urlava forse di più ai tempi di Motta e Pepe. Ah, un saluto, sì, a Patrizio, ci scrive Paolo. Patrizio Vicentini, sì. Sì. Anche perché insomma, l'anno di Motta e Pepe erano insomma anni ancora... Comunque domenica al campo mi disse uno, perché adesso questo pezzetto di telecronaca sta su YouTube, sui social, un po' di amici me l'hanno mandato su WhatsApp. Eh sì. E uno mi ha detto, ma tu te l'immagini se avessimo oggi Angeloni e Pelliccia, che venivano dall'anno precedente che c'erano stati Pulitelli e Chiodi. Mo tu pensa un po', no? Quindi Pelliccia, tra l'altro, giocatore centravanti, attaccante. Tecnicamente bravissimo, però era un altro che per fare gol, insomma, la porta non è che la vedesse tanto, però era bravo. Io ho detto Angeloni e Pelliccia nel Teramo che gioca così male, certamente stavamo nella parte medio-alta della classifica. Eh sì, probabilmente sì, anche se insomma poi abbiamo detto in più di una circostanza, sai, quando le annate non escono, poi è anche difficile inserire giocatori magari anche tecnicamente validi. La Samba Bassano ha preso il primo gol perché non ha fatto giocare Alizio Esposito, il secondo perché ha tolto Bellomo, Capuano da Magnale Pagnotte. Ma c'è una guerra interna. Eh sì, c'è una guerra interna. Sai, ci sarà Andrea per oggi sul Corriere dello Sport è stato di una violenza il presidente della San Benettese nei confronti di sì. Capuano che... intanto un tifoso teramano che ti ha sempre criticato ti dice mitico e grandissimo, grazie. Però sarà una partita, Andrea, particolare di riscatto anche per Palladini e Federico, perché insomma l'addio con Fedeli non è stato proprio, è stato un po' traumatico, le dimissioni di Palladini, le schermaglie tutti, tra Fedeli e Federico, cioè, ricordiamo. Ma probabilmente Fedeli è un presidente sì passionale, sì mette entusiasmo, mette forza economica, però so, probabilmente soffre le personalità degli allenatori. Palladini a San Benedetto del Tronto, insomma, è stato profeta in patria, è stato anche criticato dalla stampa, però è uno che ha vinto i campionati, probabilmente generando qualche gelosia da parte presidenziale. Sander ha fatto la stessa fine, e poi quest'anno già un esonero, ora Capuano che da mesi viene mediaticamente attaccato dal presidente. Perché accade questo? Perché evidentemente, cioè, se un presidente continua ad attaccare un suo stipendiato di grande riferimento, perché accade?
perché probabilmente ne soffre la personalità. E non è un comportamento estraneo neanche ad alcune cose accadute a Teramo, proprio per niente. Però forse a San Benedetto le vediamo addirittura l'ennesima potenza. E se questa squadra può lottare per il vertice, magari se un po' di questi comportamenti fossero smussati, veramente la San Benedettese avrebbe potuto in questi due anni combattere per il primato. Invece resta sempre a questo raggio di distanza, 7, 8, 10 punti. Quindi, penso che alla lunga questo modo di fare andrà a minare la San Benedettese nel corso delle prossime stagioni. Sull'imminente dico rapidamente che Capuano è uno stratega, punta molto sulla fase difensiva, certo che però in attacco ha degli uomini con cui può cambiare l'inerzia della gara, perché ha giocatori di grande fisicità, Stanco e Miracoli, ha giocatori come Bellomo, come Esposito, che sono di grande qualità tecnica, ha giocatori di progressione come Di Massimo, c'è anche Valente, cioè dalla cintola in su, pur non avendo mostrato questa squadra un grande gioco offensivo, però di armi per far male questa squadra ne ha. Però conto anche sul fatto che il Teramo possa fare, nonostante sia assente Speranza, una gara di grande orgoglio. Ha ragione, peraltro rientra Tulli. Ha ragione il telespettatore che ha scritto domenica 11 Sales, ma quello che fa Sales o ce l'hai naturalmente, sì, o non ce l'hai. Lo puoi inventare. Migliorare da un punto di vista del controllo della palla, sì, del palleggio, no, tatticamente, ma quella... Sai cosa? Che peraltro dico anche che quel furore, quella grinta, quel voler avere sempre la meglio sull'avversario, sì, che ha Sales, sono qualità che ce l'hai naturalmente, non è che se sei pronto a combattere in quel modo, ma 11 giocatori in quel modo, penso che forse non ce li ha nessuno. È anche giusto che in una rosa ci sia, insomma, la rosa sia variegata, cioè ci siano giocatori tipo Sales o chi per lui e altri giocatori di altro temperamento. Siamo quasi in chiusura, però a proposito della partita di domenica, si prevedono cambi, moduli? No. E siccome già l'ho letto quelle due volte che scrivi, che cambi modulo? Io? No, ancora non ho specificato. Ma che devi cambiare modulo? Te lo dico subito, io mando subito il messaggio a Palladini. Ci manca Speranza. Sposti Sales a difensore centrale con Milillo e Caidi, rimetti Vendola a terzino destro, Varas a terzino sinistro e vai a giocare la partita. Sarà questo l'assetto più o meno? Rigore. Sì. Rigore per la Roma. Per la Roma. Giallo a Piquet. Attenzione, secondo che la Roma, me segna questo e fa un altro gol, passa il turno. Ma facciamo, che fa? Siccome hai forato una gomma, le cambi tutte e quattro le gomme. Cambi quella che hai forato. Questo però non è una metafora che tu hai utilizzato e che poi ti si è ritorta un po' contro, perché ricordo benissimo la partita e l'interlocutore. Sarebbe? Vabbè. sì, ma quello no, quella metafora lì, nel raccontare un episodio di tanti anni prima, dopo una partita, adesso sto parlando di prima la partita, il difensore centrale, certo. Sales nella difesa con tre difensori va benissimo. Ma quanto è scarso Piquet, non ne vogliamo parlare. Ania, mo deve andare scarso pure Piquet, mi vado a suicidare. Vado scarso. Allora, sono d'accordo con Francesco sulla difesa. Pensavo su Piquet. No, che dovrebbe essere Caidi, Melillo, Sales, in teoria, a rigor di logica. Poi sul resto sinceramente non lo so, perché vabbè, rientrerà Tulli. A sensazione mi aspetto un inserimento di Lari a centrocampo e mi aspetto anche un inserimento di Tulli, ma non sono sicura per il 3-4-3, non lo so, io ho questa sensazione. Il 3-5-2? Sì, magari con due punte veloci e non... non sarebbe... non sarebbe nemmeno sbagliato, perché hai tre centrocampisti, Varas e Vendola, i due esterni, e poi su davanti lanci la monetina e metti due, che ne so, visto il rientro di Tulli, che ovviamente gioca, come si è spesso detto, meglio a due in avanti. Però poi magari sarà comunque 3-4-3 e con pochi cambi. A proposito di San Domenico, è arrivato il deferimento, ma ci sarà la sentenza settimana prossima. Sì. Poi l'eventuale squalifica. Ammenda, squalifica. O niente. O niente, ammesso che ci sia qualcosa.
probabilmente costringerà la Roma, cioè la Roma, perché stiamo vedendo un attimo la Roma che ha raddoppiato 2-0, costringerà il Teramo probabilmente a farne a meno, ammesso che arrivi, ripeto, squalifico o quant'altro, sì, nelle ultime due giornate di campionato, perché poi il Teramo riposa. La Roma ha raddoppiato, ha pareggiato il Liverpool. Vediamo il prossimo turno, non di Champions League, perché non facciamo, non abbiamo la palla di vetro. Sicuramente a te non compete. Ok. Da domani sera vedremo se compete anche a te. Sono circondato da Renate Ravenna. Dai, Renate Ravenna, vi rendete conto a caso dove siamo sul pezzo. Renate Ravenna, Fano Mestre, Feralpi Sant'Arcangelo, Gubbio Triestina, San Mettese Teramo, Vicenza Pordenone, 16:30, 20:30, Padova Albino Leffe, e poi il posticipo sarà Reggiano Bassano, riposa il Sudtirol. Mi viene da dire velocemente, posso dire una cosa veloce? Sì. Fano Mestre 2, Feralpi Sant'Arcangelo 1, Gubbio Triestina 2, San Mettese Teramo X, chi ci manca? Nessuno. Ah no, Vicenza Pordenone 2. Carrarese Pro Patria X. Poi la rivediamo se hai ragione. Ma quale ragione? Io l'ho fatta. Vediamo se ci hai preso. Perché, ma ci puoi prendere un risultato tutti quanti così, tutti a favore del Teramo, è ovvio, no? Una volta tanto voglio fare lo sfacciato. Esatto, bravo, così ti vogliamo. Però non mi hai ancora detto cosa ne pensi della tazza. Ah, bella questa tazza. Guardate qua. Protea per te. Vedi? Ci siamo fatti, si è fatto la tazza. No, io che mi sono fatto. No, vabbè, me l'hanno fatta la televisione. La trasmissione. La televisione che ha avuto questa idea. Aspetta, fammi dire una cosa. Tutto quello che una cosa. Ringraziando Francesco, ciao Francesco. E ringraziando anche Ania. Ciao, grazie a voi. E Andrea. Ciao. Con Andrea vi dobbiamo dire una cosa, perché settimana prossima, martedì, troverete non me, ma lui, ma non per Proteramo, che ritornerà tra due settimane. Ma per Provercelli. No, perché c'è Provercelli Pescara, infrasettimanale di campionato in Serie B, e allora Proteramo si ferma per lasciare spazio ovviamente alla cronaca della partita. Sarà una partita importante, poi vedremo, insomma, sabato Andrea ci sarà già Pescara Bari, che ci dirà quanto sarà importante, perché può essere importante, importantissima o anche vitale la partita di Vercelli. Chiedo scusa per concludere, il Teramo era una vittima già designata quando è andato a Padova, non aggiungo altro. Perfetto. Grazie a voi, grazie a Maurizio Da Qui che ci ha supportato come al solito in regia, grazie a voi per averci seguito, ci vediamo tra due settimane con Proteramo. Buonanotte. Giacomo.